Vice Sindaco, buonasera, ci troviamo qui a festeggiare il compleanno di Luca Vallone con una manifestazione benefica, a dimostrazione che lo sport riesce spesso in cose che altri in cui non riescono. Sì, esattamente, siamo qui questa sera, una bellissima serata, dimostrazione delle tante persone che stanno partecipando proprio per festeggiare lo sport che più di qualsiasi altra disciplina riesce ad unire ed a fornire quelli che sono dei valori fondamentali, soprattutto per la crescita dell'individuo. Anche il comune di Baronissi è molto attento a tutte quelle che sono delle dinamiche e alle attività sportive che si praticano sul territorio, proprio perché crediamo che lo sport sia un valore fondamentale e aiuti soprattutto nella crescita dei più giovani. D'altronde una grande risposta da parte del pubblico, a dimostrazione del fatto che c'è una provincia molto legata alle sorti della propria squadra, che rappresenta un'intera provincia appunto. Sì, assolutamente, tutta la provincia è legata alla propria squadra del cuore, alla Salernitana. Anche noi siamo tifosi e quindi vogliamo manifestare la nostra vicinanza anche questa sera con la presenza dell'amministrazione comunale. Grazie mille Vice Sindaco e Forza Salernitana. Allora Manolo, ci ritroviamo qui per festeggiare il compleanno di Luca Vallone, una serata di beneficenza in un clima magico. Beh sì, fa sempre piacere comunque poter stare insieme, fare una serata diversa, vedere insomma tutte queste maglie che fanno piacere, ripercorrono un po' quella che è la storia di tanti giocatori della Salernitana e di giocatori che poi anche hanno scritto anche storie importanti, ecco, quindi siamo contenti di essere qui e rinnoviamo insomma anche con l'occasione gli auguri a Luca Vallone. Una grande risposta del pubblico a dimostrazione del fatto che c'è un grandissimo legame tra la provincia e la squadra della Salernitana. Beh, anche la provincia di Salerno è sempre presente, arriva sempre numerosa, ci segue anche loro durante tutto il campionato, quindi fa piacere essere così seguiti, fa piacere che insomma tanta gente sia vicina a questa squadra. Manolo, un'ultimissima domanda, come sta la Salernitana in queste ultime 6 partite che restano da affrontare in questo rush finale del campionato? Ah, come sta? Come è stata sempre, insomma, prepara partita dopo partita, cerca di dare il massimo ogni partita per cercare di fare qualcosa di importante. Ecco, noi ci auguriamo che domani possiamo raccogliere punti su un campo comunque difficile come quello di Pagani e per continuare questo rush finale che ci separa dalla fine del campionato. Va bene, grazie Manolo. Buonasera, siamo qui a Baronissi riuniti per festeggiare il compleanno di Luca Vallone in occasione di una manifestazione benefica. Un grande apporto di pubblico, dimostrazione del fatto che lo sport unisce. Ma quando sono queste manifestazioni che sono molto importanti, anche perché qua c'è una storia. Ecco, è attraversare un po' il percorso della Salernitana, perché è una grande fede e passione, è bello rivedere tanta gente e rispettare di più, far capire che Salerno è una storia. Mister, lei ha avuto modo di affrontare quest'anno la Salernitana nella gara di andata alla Rechi con la Vigor Lamezia. Che impressione si è fatto di questa squadra che adesso al primo posto si gioca le ultime partite di campionato? Sono venuto con la Versa. Con la Versa, scusa. Un grande, una squadra esperta, una squadra che ha grande qualità. Ecco, un campionato difficile, ma sono convinto che poi la Salernitana arriverà fino in fondo. Va bene, mister, grazie mille e forza Salernitana. Grazie a te. Siamo con la signora Raffaella in questa occasione per festeggiare il compleanno di Luca Vallone associato ad una manifestazione benefica. Una grande risposta di pubblico a dimostrazione del fatto che la provincia è vicina sempre alle sorti della Salernitana. Salerno. E niente, tesoro, siamo qua stasera per festeggiare questo bel evento. Io spero di questo evento bellissimo per Luca, è un evento che domani, penso che con la vittoria di domani già possiamo cantare vittoria. Come lo vede questa Salernitana in queste ultime partite di campionato? La vedo molto dura, però ci siamo, siamo forti, se noi come tifosi e se loro in campo, perché anche prendendo il primo schiaffo comunque si sanno subito rialzare. Quindi vietato mollare sul più bello, adesso che verrà il bello. Adesso verrà il bello e se domani vinciamo
siamo pochi ad andare a Pagani, siamo un 150 tifosi, però io dico a tutta Salerno, domani come finirà la partita e la Salernitana incominciate a suonare, perché quest'anno la Serie B è nostra. Va bene signora, grazie mille, forza Salernitana. Forza Salernitana, sempre. Presidente Santoro, siamo qui in occasione per festeggiare il compleanno di Luca Vallone e in concomitanza di una manifestazione benefica, dimostrazione del fatto che lo sport unisce e sa fare la sua parte. Certamente, lo sport è motivo di unione, motivo di aggregazione. E complimenti a Luca per quello che ha creato stasera. Io mi auguro che questa possa diventare una mostra permanente delle maglie, perché sarebbe un peccato tenerle segregate in un armadio. Sono cose da far vedere e vorremmo proprio proporre a Luca, con noi come centro di coordinamento, di almeno una volta all'anno di metterle fuori e creare una cosa del genere. Presidente, ci eravamo lasciati 5 giorni fa in occasione della conferenza stampa per questo evento proprio, e la Salernitana doveva affrontare la Regina. È arrivata una vittoria, adesso mancano 6 partite. Come vede la squadra per questo rush finale del campionato? La Salernitana è una squadra che deve affrontare qualsiasi partita per vincere, è una squadra nata per vincere, e quindi anche domani deve andare a Pagani assolutamente per vincere la partita. Le fa paura più il Benevento o la stessa Salernitana? No, io della Salernitana sono fiducioso, sono tranquillo per quello che ha fatto, quello che dovrà fare. Il Benevento è un attimino in difficoltà, deve incontrare delle squadre molto forti, e quindi penso che a questo punto abbiamo buone speranze che il campionato possa finire anche prima. Va bene Presidente, la lasciamo alla serata e sempre forza Salernitana. Sempre forza, grazie, buonasera. Siamo con il Presidente del Club Matteo Giordano, Mario Santaniello. E siamo in casa tua, diciamo. Siamo qui a festeggiare questo evento, il compleanno di Luca Vallone, e associato ad una manifestazione benefica, dimostrazione del fatto che lo sport, quando ci si mette, riesce nei suoi intenti. Sì, infatti io ringrazio ancora una volta l'amico Luca Vallone che ha permesso questo grandissimo evento, che io poi non ricordo qualcosa del genere prima su Salerno e provincia, che si è fatta qui da noi ad Antessano, precisamente al Club Matteo Giordano. Una bellissima manifestazione, tantissime magliette, tante che poi Luca qualcuna l'ha dovuta portare anche a casa perché non ci andava, però vedo tanta gente e siamo tutti contenti così. Mario, molti si augurano che questa diventi una sorta di mostra permanente. Infatti ti dico la verità, in questi giorni, in queste settimane che se ne parlava con Luca e la fidanzata Pamela, speriamo un po' che al Vestuti a Salerno si possa fare qualcosa del genere, qualcosa che ricorda un po' tutti i giocatori, sai, presidenti, tutte queste cose qua, delle cose che ha vinto la Salernitana. Poi al centro di Salerno, a Piazza Casalber, sarebbe una bella cosa veramente, e ne abbiamo parlato in questi giorni con Luca, e lanciamo questo appello a chi per esso a Salerno che si possa interessare di fare qualcosa del genere. Mario, come vedi la Salernitana in queste ultime 6 partite di campionato? Vedo che domani a Pagani bisogna vincere, ormai sono partite molto decisive dove io ci credo, ma anche noi tifosi speriamo che vada tutto bene, anche perché da questa categoria dobbiamo andare assolutamente via. Speriamo allora che questa manifestazione di stasera porti fortuna alla Salernitana in questo rush finale del campionato. Deve portare per forza fortuna, anche perché noi l'amiamo la Salernitana e facciamo tanti chilometri per seguire la nostra squadra del cuore. Grazie Mario, grazie per questa bellissima serata, e quindi sempre forza Salernitana. Sempre forza Salernitana e buonasera a tutti, grazie a voi. Bombetti Cosentino di Malatia Granata, allora una serata stupenda. Bellissima, è una serata davvero unica, molto molto completa nella sua idea. Luca ha avuto un'idea magnifica. Noi sappiamo della passione di Luca da diversi anni, e questo poi all'attaccamento ovviamente alla Salernitana, e questo a noi fa piacere, perché davvero è una bella esperienza da vivere, e soprattutto una bella serata, bella gente con i calciatori. Una bella serata davvero. Il tutto condito poi da una manifestazione benefica, che forse è la cosa più importante, diciamo. Sì, questa è la prima cosa. In tutte le manifestazioni che si fanno ci deve essere sempre un angolo, non neanche un angolo, ma
un momento, è forse la parola più esatta, un momento da dedicare a queste persone che purtroppo non stanno bene. E noi la facciamo sempre, rispettiamo tutte le persone che vanno per beneficenza. Betty, un'ultimissima domanda, allora mancano 6 partite, questa promozione arriva? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi nella mia famiglia c'è proprio, come dire, un'ansia più che altro. Noi la viviamo proprio sulla nostra pelle, la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, i miei cugini, tutti, il club Malatia Granata stanno in ansia, ma sono convinti che ci sia la vittoria e quindi di conseguenza la Serie B. Allora Betty, speriamo che questa serata porti fortuna per il campionato della Salernitana, per queste ultime 6 partite. Ti lascio alla tua serata e sempre forza Salernitana. Sempre forza Salernitana, un saluto e un augurio a Luca, grazie. Ciro, allora siamo qui al club Matteo Giordano di Baronissi, una bellissima serata, una serata speciale. Sì, è una serata speciale per tutti coloro che hanno organizzato questo evento. Sono contento proprio per questo, perché comunque queste situazioni, questi eventi importanti bisogna farne molti durante l'arco dell'anno. E sicuramente sono contento, perché poi quando andremo in Serie B sicuramente si allargherà anche nella provincia a fare degli eventi dove i ragazzi, i giocatori della Salernitana possono comunque andare e far sentire il loro valore anche vicino alla gente che non possono venire alla partita. Ciro, hai parlato di Serie B, allora mancano 6 partite alla fine del campionato, come vedi la Salernitana a questo punto? La Salernitana è favorita sotto tutti i punti di vista, però è normale, è sempre in campo alla fine quelli che parla, siamo la Salernitana ha tutti i presupposti per arrivare primi, perché comunque ha costruito una squadra forte e importante. Sperando che domani possiamo fare risultato a Pagani e poi andiamo a scendere giù per la scalata verso la Serie B. Ciro, il tuo momento, come lo stai vivendo, la tua esperienza? La mia esperienza, come tutti i giovani quando iniziano la loro esperienza, io devo fare dei passettini ancora, piano piano, sicuramente arriverò in alto anche come allenatore. Sperando che riuscirai a toglierti grandi soddisfazioni così come hai fatto da calciatore. L'obiettivo è quello lì, di arrivare dove sono arrivato come giocatore, però l'importante è farlo sempre con la massima professionalità. Grazie Ciro e forza Salernità. Sempre, grazie, ciao. Dottor Riccardi, buonasera. Allora, una serata speciale, i tifosi sono riusciti ad aggregare tanta gente, una manifestazione bellissima, fa venire voglia anche alla società di ripetere questa iniziativa così bella. No, davvero una bella iniziativa, come ho anche detto in precedenza. Si respira calcio in questa sala, c'è queste maglie esposte con tanti nomi che hanno fatto la storia sia della Salernitana sia del calcio italiano, è bellissimo. E quello che ho detto anche a Luca è quella proprio di riproporla anche negli anni successivi, perché è davvero un peccato poi tenere un patrimonio del genere magari chiuso in qualche stanza. Quindi insomma, da parte nostra abbiamo apprezzato tantissimo l'iniziativa, saremo pronti a riaffiancare Luca di nuovo nel caso in cui le volesse. D'altronde anche una grandissima risposta di pubblico, dimostrazione del fatto che la provincia è sempre vicina alle sorti della propria squadra del cuore. No, la provincia è fondamentale, io credo che lo zoccolo duro della tifoseria parte ovviamente Salerno città, ma sia anche nella provincia. C'è Cilento che è davvero un patrimonio enorme, tanta gente si sobbarca a chilometri la domenica o il sabato quando giochiamo e questa è la cosa più bella, davvero l'attaccamento e la passione del pubblico salernitano è fondamentale per cercare di tutti quanti insieme di raggiungere gli obiettivi. Riccardo, un'ultimissima domanda, sarà riproposto il Tutto Uniti alla Rete in queste ultime partite di campionato? Sì, credo che sarà riproposto, non l'abbiamo riproposto contro la Lupa Roma perché per un problema strettamente tecnico le scuole saranno chiuse durante il periodo pasquale, quindi avremmo rischiato insomma di avere poche presenze. Contro il Barletta al 99% lo riproporremo, stiamo insomma ancora valutando e manca l'ufficialità, però stiamo ragionando in quel senso. Va bene dottore, lasciamo, sappiamo che deve scappare, in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie a voi. Manuele, buonasera, siamo qui al club Matteo Giordano per festeggiare il compleanno di Luca Vallone e una grande manifestazione benefica. Allora, lo sport quando ci riesce appunto a portare avanti delle grandi cose.
Ma guarda, un qualcosa del genere, io sono tantissimi anni che vivo il calcio, non l'avevo mai vissuta, una passione del genere, mi ha fatto veramente i compleanni, penso che si è fatto un bellissimo regalo anche con questo evento, gli vanno fatti i complimenti, poi soprattutto c'è un amore che è questo per la maglia granata, perché per la Salernitana, e vedere tutte quelle maglie della Salernitana è un'emozione anche per me grandissima. Quindi una bellissima manifestazione, sono molto contento di essere stato invitato, perché comunque ho rappresentato per qualche anno questa maglia che ce l'ho comunque cucita addosso, perché la Salernitana per me è un amore eterno. E niente, che dire, tantissimi auguri al festeggiato e speriamo di avere anche altre iniziative del genere, perché secondo me sono cose che fanno bene, diciamo, ai tifosi e anche granata. D'altronde è una grande risposta di pubblico, dimostrazione, no, che la provincia c'è. No, è una bellissima, ripeto, una manifestazione del genere non poteva essere, diciamo, che questa, diciamo, la risposta del pubblico e delle persone, perché non è una cosa che sicuramente si vede tutti i giorni. Emanuele, tu hai vinto, come tutti sappiamo, il campionato con la Salernitana nel 2007-2008. Raffrontandolo a quello di quest'anno, quali sono i punti, diciamo, in comune che ritrovi con la squadra di quest'anno, con il campionato di quest'anno? Ma sono dei campionati un po' diversi, con squadre anche diverse, però devo dire che ci sono un po' di similitudini, devo dire che erano delle squadre che non giocavano benissimo, però avevano dei grandi, diciamo, singoli che facevano un po' la differenza, e secondo me un po' in quello ci si avvicina, però devo dire che c'è anche un po' la mano che del direttore che costruisce un pochino così le squadre. E devo dire che un po' quella è la similitudine. Poi sono due campionati diversi con anche squadre molto diverse, però fondamentalmente tolto 4-5 squadre, devo dire quest'anno che il livello è medio-basso, però sono quelle 4-5 squadre che stanno tenendo botta, nonché il Benevento e quelle dietro, e comunque sarà a bagarre fino alla fine. Emanuele, mancano 6 partite, adesso come lo vedi questo rush finale appunto con il Benevento? Ma saranno delle partite tutte da giocare alla morte, perché la Salernitana sicuramente è padrone del proprio destino, perché i due punti sono di fondamentale importanza. Mercoledì sarà un'altra partita difficile, insomma, da affrontare. Ogni partita deve essere la partita della vita, questo deve essere il modo giusto per affrontare, insomma, e cercare di portare a casa più punti possibili. Sicuramente sarà anche un campionato di record, perché comunque ci vorranno almeno 80 punti per vincere questo campionato, quindi onore comunque anche al Benevento, che comunque ha fatto, diciamo, sta facendo un grande campionato, ma credo che facciamo le corna, che la Salernitana, insomma, possa portare a casa questo campionato. Va bene Emanuele, grazie mille, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Assessore, buonasera, allora ci ritroviamo dopo la conferenza stampa di presentazione, una grandissima serata, una grande risposta del pubblico. Una grande risposta, una grande esposizione di magliette, perché si rivive la storia veramente della Salernitana, della Salernitana di Serie A, da Chimenti a Breda a Di Vaio, e veramente fanno ricordare emozioni che abbiamo vissuto con la Salernitana di Serie A. Quindi non si può che rimanere veramente senza parole di fronte a questa esposizione di maglie, che non solo testimoniano una forte passione per la squadra, ma che ci riportano indietro negli anni, ci fanno rivivere tante emozioni che come spettatori, come tifosi abbiamo vissuto sugli spalti della Ricchi. Mi sarebbe piaciuto anche rivivere tempi ancora più remoti, quelli vissuti con mio padre al Vestuti, ma ovviamente Luca Pallone è, ci fermiamo agli ultimi 30 anni, un ragazzo, diciamo, e quindi non poteva raccogliere questo tipo di magliette, però sarebbe interessante capire se altre persone a Salerno abbiano queste magliette e se le vogliono mettere a disposizione. Infatti molti assessori si sono proposti di riproporre questa mostra in altre occasioni, in altri luoghi. Ma noi, se riusciamo finalmente a portare avanti questo project financing del Vestuti, dove è previsto un museo della Salernitana, potremmo veramente creare uno spazio della memoria per vecchi ricordi, vecchie glorie, vecchi campioni che sono passati per Salerno. Ci eravamo lasciati che la Salernitana doveva giocare la partita in casa con la Regina. Abbiamo vinto, mancano 6 partite, la conquistiamo questa Serie B? Io penso proprio che quest'anno sia l'anno giusto. Penso che con le due prossime partite, a Pagani domani
e sabato l'altro con la Lupa Roma potremmo anellare altri 6 punti fondamentali poi per la vittoria finale, che ci farà rivivere passioni e momenti migliori uscendo dal limbo, dall'inferno dove siamo capitati. Noi per la verità quest'anno abbiamo avuto, come amministratori, abbiamo avuto due grosse soddisfazioni: quello di vedere finalmente completato il campo Volpe, che è diventato una struttura all'avanguardia, e di aver avuto un prato erboso che non ha niente da invidiare con altri campi d'Italia. Di massima serie anche. Di massima serie A, l'anno scorso era una sofferenza, io ho fatto pure io qualche partitina in occasione di alcune gare di beneficenza, e il campo o era duro come la pietra o ci si impantanava dentro per ristagni d'acqua, perché il sistema di drenaggio non era mai stato fatto se non con la costruzione del campo nel 1992, quindi le vie di fuga dell'acqua erano intasate, erano occluse, e quindi l'erba ristagnava, faceva marcire l'erba ed era pesante, ci volevano carretti d'acciaio veramente per poter correre e svolgere le partite. Ora il campo è veramente, abbiamo avuto delle giornate, abbiamo avuto 3 mesi d'acqua, ma il campo sembra fatto, sembra seminata l'erba l'altro ieri. Quindi il bel gioco per una squadra con giocatori buoni, hanno oggi finalmente un prato erboso per poter dare il meglio di se stessi. Grazie mille assessore, buona continuazione di serata e forza Salernitana. Grazie a voi, e come sempre lo dico, lo ridico, non voglio essere pedante, ma finisco sempre anche io con forza Salernitana. Gaetano, allora siamo qui a festeggiare il compleanno di Luca Pallone, un'occasione per fare anche della beneficenza, una dimostrazione del fatto che lo sport riesce ad unire dove altre cose non riescono. Infatti voglio ringraziare tutti quanti che hanno organizzato questa serata, buon compleanno a Luca, e siamo tutti qua riuniti anche per il bene della Salernitana, nella speranza che riusciamo a raggiungere questa cognata Serie B che tutti quanti ci teniamo. È un campionato molto duro, estenuante e tosto, ma noi speriamo nei ragazzi che possono farci felici dopo tanti anni di purgatorio nelle serie inferiori. Gaetano, mancano 6 partite, allora come la vedi questa Salernitana? Veramente la vedo un po' dura, perché purtroppo i Sanniti non mollano, però noi crediamo nella forza dei nostri ragazzi, nel gruppo, e speriamo che poi il 10 maggio possiamo festeggiare tutti insieme. Bene, Gaetano, in bocca al lupo e forza Salernità. Sempre forza Granata, e speriamo di festeggiare questa cognata promozione. Siamo con Giovanna Di Giorgio, allora una serata stupenda. Sì, quella di Luca è stata veramente una bella idea, quella di mettere insieme il suo compleanno e tanti anni di storia Granata, circa 250 magliette che ha raccolto con tanto entusiasmo, e ha detto che non si fermerà, e anche addirittura pensa ad un museo, ad uno spazio espositivo per queste magliette. Veramente bravo, bella iniziativa. Dimostrazione del fatto che lo sport, perché abbiamo anche una manifestazione benefica, quando ci si mette riesce in qualcosa di stupendo. Allora, la Salernitana e i tifosi salernitani sono sempre molto vicini a chi ha più bisogno, c'è sempre questo legame tra tifo e solidarietà, che è un connubio che a Salerno troviamo quasi sempre, e anche Luca questa sera l'ha voluto, e quindi questa sera c'è questa serata di solidarietà anche a favore di Smai Soli, questa interessante onlus che provvede, ecco, per i bambini che sono malati di SMA, come diceva prima l'esperto, il presidente della Onlus, è una la SLA, ecco, diciamo così, la SLA dei bambini, una malattia abbastanza, o meglio, poco diffusa, e per questo contro la quale non ci sono tanti rimedi, ecco, diciamo così, e quindi vanno veramente aiutate e sostenute le famiglie, perché è anche molto dispendiosa.
Allora, speriamo che questa bellissima serata riesca a portare fortuna anche alla Salernitana in questo rush finale del campionato, così da poter raggiungere questa agognata promozione in Serie B. Beh, 6 finali ancora ci aspettano, lo dicono tutti ed è effettivamente così, non sono frasi fatte. Come diceva prima il capitano Pestrini, non dobbiamo sottovalutare mai nessun avversario, perché spesso abbiamo perso proprio, la squadra ha perso proprio sui campi che sembravano più semplici. Invece sempre tenere alta la concentrazione, domani in quelli pagani, insomma, speriamo che si faccia bene. Guardiamo anche agli altri campi, agli altri risultati. Al momento siamo avanti, ma ecco, bisogna soffrire ancora per un po', ma potrebbe essere l'anno buono. Grazie Giovanna, ti lascio alla continuazione della serata, grazie mille e forza Salernità. Grazie a tutti voi. Altro che Pestrini, altro che Pestrini, il nostro Gaetano Ferraiuolo, davvero straordinario. Diciamo che anche lui, senti, che grande lui pezzo, pezzo. E che ha per te questo ringraziamento per aver collaborato all'evento. Davvero una bellissima manifestazione, grazie a voi, Gaetano Ferraiuolo, il nostro Luca Pallone, hanno davvero confezionato questo. Vabbè, aspettiamo ancora, che ancora sorprese per Luca, o è rimasto contentissimo? Degli amici che giocano a Messina Calcio, Pamela, avendo avuto questa idea, di sono tutti amici, quindi mi hanno mandato un messaggio da Puri, è stata una cosa particolare, sto fatto subito. Ma tu gli auguri li fai a tutti questi calciatori? Come la metti? Abbiamo gran bei ricordi di questi calciatori della Salernitana. Ma è la prima edizione, continuerà ovviamente questo sogno, no? Anche da sposato. La verità. Andava quest'anno perché il mio compleanno, poi non tutti hanno la possibilità di avere queste cose a casa, quindi domani ciao. No, mi dicevano la serie. Perché Benevento storia non ne ha. Noi ne abbiamo sicuramente di più e quindi meritiamo la porta, ma sicuramente sempre forte il suo impulso e la sua voce. Perché mi sa che l'anno prossimo, questo per i 31 anni, mi tocca. La Salernitana fa impazzire. Chiude la mano. Ma che bello. Vabbè, dai, lasciamola che è ancora da organizzare, giù lì. Luca Pallone, no. La maglietta. Luca? Per forza, Luca!